cosa più curiosa era proprio perché questo è ventennale, quello che il primo film italiano prodotto da Rai Cinema. E mi sorprese il fatto che questa che stava per nascere era una major, però con un piano ambizioso, in cui improvvisamente film cosiddetti, insomma, non chiaramente commerciali, perché poi alla fine se vai a vedere, forse quelli più ghettizzati sono film di genere, no? Perché vengono definiti commerciali, ma invece sono costretti a un percorso, no, perché ci si vende molto all'estero, queste cose qui, che è anche vero. Però per caso c'era un interesse verso il cinema d'autore, no? E sembrava incredibile che i film d'autore potessero avere almeno l'ambizione di incassare e quindi anche di determinare un pubblico diverso da quello che si configurava normalmente, no? Adesso è un po' più difficile, adesso non credo di riuscire a fare un film come Luce dei miei occhi. Perché, ma non lo dico come è cambiato veramente, forse posso fare anche film ancora più interessanti, però mi sembra più difficile, forse perché è cambiata anche la mia vena, la mia età anagrafica e tutto il resto. Però la cosa bella che mi ricordo era che non eravamo sicuri di questo film, che facevamo un percorso anche dal punto di vista dell'immagine, del lavoro, dell'ambientazione, di questa Roma che non era Roma, poi il fatto di rischiare su un'attrice che non era più giovanissima, perché Sandra aveva già 34 anni, e però quando l'ho incontrata l'ho vista prima in un film, si chiamava Tre Storie, e mi affrettai a chiamarla con la sensazione che la volevo nel film, che non volevo che qualcuno si accorgesse, no? Ero quasi una specie di possessività, di volermi accaparrare lei per il mio prossimo film. Mi sembrava che stata incarnata un po' una figura da film noir, quasi, no? Difficile nel cinema italiano, perché nel cinema italiano le donne sono più decorative o rassicuranti, no? A parte alcune nobili eccezioni. E quindi anche cose molto divertenti quando abbiamo inserito Locascio, che è molto diverso, quando facevo un primo piano, Luigi aveva un viso piccolo, no? A minuto, quindi dovevo fare degli accorgimenti nelle riprese, non riprenderlo mai in figura intera. Mi aspettate? Non riprenderlo mai in figura intera, oppure è stato aveva un testone rispetto. E quindi con questa curiosa coppia poi invece mi ha... Beh, ha funzionato, tanto è vero che poi l'hai replicata subito dopo per un altro film, La vita che avverrà, dove ancora una volta appunto i protagonisti erano Sandra Ceccarelli e Luigi Locascio. Sì, anche per quello mi ricordo delle cose particolari, nella Luce dei miei occhi io con Sandra feci il provino perché non ero sicuro che i miei produttori, Gianello Cerri da una parte, Rai Cinema dall'altra, che tuttavia hanno sostenuto davvero in maniera, insomma, sorprendente, perché il pericolo c'era a casa, no? E, insomma, si riusciva a parlare di sceneggiature, di progetti, anche un po' così non credibili. E poi abbiamo fatto l'istante a questo provino, ho fatto vedere, loro so, si sono convinti, e così almeno sono stati convinti che finanziamo il film ed erano convinti dei due attori. Nella vita che vorrei è stata una cosa diversa perché mi sono fatto la soddisfazione di fare un film per un paio in costume che mi ricorda alcuni aspetti anche che mi piace un certo tipo di letteratura dell'Ottocento oppure anche di certi film che avevo visto che seguono più o meno il percorso del Melò, dalla Traviata alla Signora delle Camelle, tutto sommato siamo in quei dintorni. E quello è stato molto, molto divertente, molto interessante perché in quel film gli attori dovevano sforzarsi di essere a continuità e poi di parlare in un linguaggio obsoleto, in realtà
come spesso accade quando loro parlavano a questo linguaggio pieno di artificio, quando mettevano i costumi, le parrucche, eccetera, li trovavano proprio quella finzione, una parte di verità, no? Era questa. L'apparenza è la sostanza, al contrario di quello che si dice, la società dell'apparire, in realtà l'apparenza è la cosa che ci racconta, perché quando vediamo un film, oppure quando noi pensiamo che noi siamo molto interessanti, però dobbiamo manifestarlo, essere interessanti, non possiamo contemplarlo nel nostro intimo. Poi quello che mostriamo all'esterno è sempre conto.